Signori, benvenuti ad Intel. Con questo video si dà ufficialmente inizio alla nostra campagna, alla nostra storia, alla nostra avventura. Prima di iniziare, prima di presentarvi gli avventurieri che si muoveranno all'interno del nostro mondo, sarà il caso di spiegarvi qual è il nostro mondo, per l'appunto. Ci troviamo a Luxastra, una realtà a noi parallela, nella quale le creature di ogni genere e tipo si stanno avvicendando per l'arrivo di grandi, enormi cambiamenti. Ma bando alle ciance, signori, e diamo inizio a questa nostra storia. Ognuno di voi ha vissuto qualcosa che lo ha portato ad arrivare alla voragine delle fauci. È il 33esimo giorno del primo mese del 492esimo anno della settima era e ci troviamo a Fatumastra, una delle poche città che sorgono intorno alla voragine che venne creata durante l'atto finale della battaglia contro Malagrad, lo stregone delle profondità. La voragine venne a crearsi quando i grandi eroi che combatterono contro lo stregone riuscirono con un poderoso miracolo a far piovere un raggio solare direttamente dal cielo, trafiggendo il cuore del drago Indaco che era al servizio dello stregone. Il drago ovviamente perì sul colpo, ma l'energia che ne scaturì dal suo cuore trafitto appunto da questo miracolo creò questa enorme, monumentale voragine, laddove una volta c'era la montagna più alta di tutto quanto il continente, ora c'è soltanto l'abisso. Vi trovate all'interno di una locanda, la locanda del fumo aspro. Siete arrivati varie giornate, alcuni sono arrivati prima, altri sono arrivati dopo, alcuni sono qui già da un paio di giorni nell'attesa che si palesi qualcosa che possa mostrare loro la via, ma in questo momento siete quasi tutti seduti ad un tavolo a bere qualcosa. In questa locanda, il cui proprietario Antonicus, detto Tuono, mezz'orco, vi ha già servito, aiutato dai suoi tre camerieri goblin. Intorno a voi ci sono vari personaggi, potete vedere una fanciulla dalla lunga chioma bionda che siede con un brandy in mano. C'è un uomo abbastanza in là con gli anni, dalla chioma corvina, sta bevendo birra. C'è un mezzelfo piuttosto alto, piuttosto possente, tranquillo, che sta soppesando le sue prossime azioni. C'è anche un halfling seduta in un angolo, con la faccia piuttosto mesta, che si guarda intorno abbastanza spaesata, e una fanciulla al bancone che pasteggia con del brodo. Ci sono anche altri personaggi, c'è un nobiluomo vestito di grigio che col suo voxofono si fa luce su un libro che sta leggendo, accompagnando la lettura ad un buon calice di vino. Ci sono dei mezz'orchi che stanno borbottando cose fra di loro nella loro grottesca lingua e anche un paio di umani che stanno combinando affari. Quindi prego, signori, a voi la mossa. Domanda, siamo tutti allo stesso tavolo, siamo sparsi per la locanda? Sparsi, ognuno è in giro. La bella bionda ragazza al bancone continua a bere in silenzio, facendosi i fatti suoi, finché a un certo punto non si accende una sigaretta e non comincia a spremersi le meringi in attesa. La suddetta bella ragazza bionda, tra l'altro, è arrivata qui da alcuni giorni ed è abbastanza indispettita da questa attesa. Dici? Un pochino. Scusa, ho capito bene? Sì, sono una donna. Sono confusa. Una bella ragazza. No, mi sa che è lui quello confuso. Però va bene. No, lui ha le idee chiarissime. Sì, e al centro di questa idea c'è rovinarti la vita. Poi ne parliamo.
Avete mai provato a indossare dei vestiti non vostri o a camminare con delle scarpe di qualcun altro? Sono sensazioni strane, non vi trovate a vostro agio. È come se ci fosse qualcosa di piccolo, impercettibile, ma stranamente fuori posto. Ecco, provate a immaginare di essere in un corpo non vostro. Deve essere parecchio strano. Il personaggio interpretato da Gianandrea si trova proprio in questa particolare situazione. Qualcuno gli ha sottratto il suo vero corpo, le sue apparenze originali. Qualcuno ha preso la sua anima, il suo spirito, la sua coscienza e le ha trasferite in un'altra forma, in un altro corpo che non gli appartiene. Chi sia questa persona ancora non lo sappiamo, ma lui la sta cercando con un certo odio. Prego, mostra l'identità della persona. Ok, sei una bella gnocca. Vedete tutti quanti appunto la bella fanciulla bionda accendersi una sigaretta e continuare a bere il suo drink. Non posso fare altro che accendermene una anch'io. E così fa il mezzelfo piuttosto possente. Anche lui ad un certo punto si accende la sua sigaretta, aumentando la nebbia all'interno della locanda. Mi alzo dal mio posto, continuando a guardarmi intorno, e mi avvicino al bancone e chiedo semplicemente un bicchiere d'acqua al locandiere. Di fianco a te, che sei al bancone a bere la tua minestrina, ti si avvicina una piccola halfling. Lo sguardo è particolarmente provato e mesta in volto. Si vede che deve aver passato delle brutte settimane. Oste? Sì? Si può avere un po' di pepe in questa minestra? Certo. Sta di piedi. Perché l'hanno cucinata i goblin? Prego, il pepe lì. E ho persino pagato per questo. Oh, certo. Grazie. Guarda che i piedi goblin non crescono sugli alberi. Signorina, non so più a cosa dobbiamo arrivare. Neanche una minestra decente si può avere al giorno d'oggi. Io volevo soltanto un bicchiere d'acqua, se è possibile. L'acqua fa ruggine, però proverò a procurartene almeno un bicchiere. La ringrazio. Niente. Senta, faccia una cosa. Le dia direttamente qualcosa di alcolico, che la vedo un po' giù. No, non c'è problema, davvero. Non è il momento. Vai, Serena, non ti preoccupare, offro io. Se offre lei, la cosa giusta per voi. Prende un bicchierino, versa del liquido bluastro all'interno e te lo passa. Posso averne un altro anch'io? Oh, certo, questo lo offre la casa. Oh, grazie. Amiamo la generosità da queste parti. Beh, ti ringrazio allora. Alla nostra? Alla nostra. Posso sapere il tuo nome? Dalia, piacere. Kiran? Cin? E brucia come il fuoco. Oste? Wow. Sono abituata a molto di peggio, ovviamente, ma... Uh-huh. Era ok. Adesso posso avere il mio bicchiere d'acqua? Oh, certo. Forse è meglio se prima mangi quantomeno del pane. Grazie. Guarda, se vuoi ti do una cucchiaiata, ma non è che sia proprio... Non c'è problema, ti ringrazio. Nel frattempo, un piccolo goblin ti si avvicina portandoti un cestello di pane. Grazie mille, creatura. Io recupero un po' di pane e mi siedo a un tavolo con la mia birra e osservo la situazione fissando la conversazione tra loro due e soprattutto il mezzelfo e cercando di capire da dove proviene e quanti anni abbia. Non ti ho su percezione. 13. Osservi dal colorito piuttosto acceso della pelle che non deve essere di queste parti, potrebbe venire dalle propaggini di sud del continente. Di sicuro non arriva dall'estremo nord. Lo sguardo è di chi ne ha passate abbastanza. Non deve essere
un avventuriero di primo pelo. Mercenario, forse. Un ex guerriero? No, è troppo giovane per essere un ex guerriero. Però è un mezzelfo, quelli invecchiano in maniera strana, quindi... Boh, potrebbe essere, non lo sai. Continua a mangiare e osservo la situazione. Ehi, io ho un nome, non sono una creatura! E il goblin se ne va abbastanza indispettito con la cestella del pane che porta a te. Ringrazio. Prendo una fetta di pane. Dopodiché mi accorgo di essere osservato. Fammi tirare anche su percezione. 9 più 14. Ti sembra di avere degli occhi addosso. Però il locale è comunque c'è un tot di gente, quindi non sapresti dire se c'è qualcuno nello specifico che ti sta osservando. La situazione ti sembra abbastanza tranquilla, se puoi percepisci della tensione nell'aria. Goblin, per piacere, portami una birra. Molto, molto grande, grazie. Certo, ci arrivo subito. E se ne va. Passa con la cesta del pane anche da te. Lo guardo, torno a farmi i fatti miei, poggio il bicchiere sul bancone e con un semplice gesto dico all'oste di rabboccare. Una bella ragazza come te non dovrebbe bere così tanto. Chiudi il becco e riempi. Carattere. Va bene, continuate tendenzialmente a farvi tutti quanti gli affari che vi competono. Quando all'improvviso sentite del casino provenire fuori dalla locanda. Urla, strepitii, sentite che qualcosa sta accadendo fuori dal luogo in cui vi trovate. Urla di allarme o urla tipo... Potrebbero essere di risse, in effetti, o... Boh, qualcuno che sta tentando di fermare qualcun altro. Alzo lo sguardo al cielo, mi calo il brandy al goccio, mi sistemo il cappotto sulle spalle e esco. Vedete uscire la graziosa fanciulla bionda. Hai sentito anche tu? Sì, vogliamo andare a dare un'occhiata? Sì, credo che sia il caso di farlo. Ok, mi alzo, lancio uno sguardo abbastanza disgustato alla mia minestra e mi alzo con la mia nuova amica. Prendo il pane che mi è stato dato prima e esco sempre col pane in mano. Io sono ancora al tavolo, vedo che la locanda si svuota piano piano e porgendo 5 monete d'argento all'oste lo ringrazio. Buon proseguimento. Vedendo che un sacco di gente esce, ci penso un attimo. Però poi esco anch'io. Cioè, era solo per fare un po' di più spazio. Fuori effettivamente c'è qualcuno che sta gridando. Un umano, tendenzialmente. Età media, 30 anni, tipo. Sta urlando come uno scotennato. Intorno ci sono degli uomini che stanno tentando di acciuffarlo e di probabilmente tentare di zittirlo con le cattive. Intuite dalla divisa che devono essere delle guardie cittadine. Mentre il tizio che sta urlando, boh, potrebbe essere un popolano o gente del genere. Cosa sta urlando? Sta urlando. Stanno arrivando! Stanno arrivando! Dobbiamo scappare! Via, via! Ha qualche segno particolare? Non riuscite a inquadrarlo per bene perché sta scappando avanti e indietro e fra voi e lui ci sono appunto queste guardie che stanno tentando di acciuffarlo. Non sembra un barbone per come è vestito, ma neanche un uomo vestito borghese, meglio, nulla di eccezionale. Quante guardie ci sono? 4. Io rimango su vicino all'uscio della locanda continuando a fumare. Ascolta. Apatico. L'ultima volta che ho sentito queste esatte parole è successo un disastro e non è passato neanche molto tempo, quindi non so te, mia nuova amica, ma io telerei. Sono quasi d'accordo con te, però l'ultima volta che ho visto uno spettacolo del genere non è andata molto bene. Io rimango immobile a guardare la scena senza fare niente. Io incrocio le braccia e dico, ok. Guarda se ci sono elementi del vicario, divise, stemmi. No, quelle sono guardie cittadine. Fatumastra è una città di orchi, umani?
principalmente... una città mista, non ha una connotazione razziale prestabilita, no, è un porto di mare fondamentalmente, gente che va, gente che viene. Tutti quanti gli agenti sembrano umani. Che io sappia, a Portumasta c'è una sede... della chiesa del vicario. Della chiesa? Sì, c'è la cappella dove c'è una prete per le funzioni, ma una sede anche... militare, diciamo. Come? Una sede militare. Dove no, sede militare no. Ci sono soltanto tempio e la chiesa. Un tempio che è piuttosto grande e piuttosto importante. È la chiesa di Luxtos. Ok. Mi avvicino allo sceriffo e... Che cosa succede qua? Lo sceriffo è un uomo piuttosto alto, però seccolino, molto, molto magro e molto nervoso. Lo vedi che è lì che sta agitando le mani in maniera frenetica. Niente, non si preoccupi. Torni pure nella locanda, fra poco risolveremo questa sgradevole situazione. A me non sembra sotto controllo, cioè quell'uomo non sta bene. No, non sta evidentemente bene, adesso procederemo a prenderlo e a portarlo in ospedale quantomeno, dove ci auguriamo possa ricevere le cure adeguate. Due di quelle guardie ad un certo punto riescono ovviamente ad acciuffarlo e uno per braccio, accompagnati dal terzo, iniziano a trascinarlo via. Mentre si allontana, le ultime urla abbastanza sconnesse che sentite riguardano elfi e qualcosa di indaco. A quelle parole, tipo, tendo tutti i muscoli, getto la sigaretta per terra e mi muovo rapidamente verso l'uomo. Lo afferro per la collottola, fulminando con lo sguardo le due guardie, dicendogli: che cosa hai detto? L'uomo ti guarda con gli occhi sbarrati, inizia a farfugliare tutta una serie di frasi abbastanza sconnesse, non riesce a mettere bene in ordine i suoi pensieri. Ehi, rilassati. Ti voglio aiutare. Dimmi che cosa hai visto. Elfi, indaco, prendi un bel respiro e dimmi quello che stai cercando di comunicare a tutti quanti. Percepisci che la tensione un attimo sta calando, vedi le vene che pulsano un po' di meno, ma comunque non riesce ancora a formulare bene una frase. Continua a farfugliare, però ci sono delle parole che spawnano fuori abbastanza regolarmente. Sicuramente elfi, sicuramente indaco, conflitto e forse conflitto di interessi, o forse conflitto per degli interessi. Sta un po'... A un certo punto ci sono i due e il terzo. Il terzo ti mette una mano davanti, guardandoti in maniera abbastanza perentoria. Cittadina, la prego di allontanarsi. Se vuole conferire con il signore, può venire in ospedale fra un paio di ore, quando si sarà un attimo calmato. Io ignoro la guardia e continuo a guardare il tipo. Dove? Il vice fa un segno, i due lo portano via. Oh, è già andato via. Io all'entrata della locanda riesco a sentire la conversazione tra l'uomo e lei. No, quando... Allora, quello che ha detto prima, mentre lo trascinavano via, sì. Abbiamo sentito tutti indaco elfi. Sì, sì. Okay. Sì, assolutamente. Okay. Quando però lui si è avvicinato e gli ha parlato faccia a faccia, il tipo ha un po' abbassato la voce. Quindi quello che gli ha detto successivamente non siete riusciti a percepirlo. Non appena sento la parola indaco... mi irrigidisco e faccio subito cadere il pezzo di pane che avevo in mano. Molto lentamente mi avvicino alla scena, rimanendo comunque abbastanza in disparte per vedere se riesco a capire qualcosa di più. Io invece non rimango in disparte, proprio appena sento elfi indaco mi avvicino verso le guardie e... Mia buona guardia, mi scusi, perché state trattenendo quest'uomo così in malo modo? Sembra un pazzoide. Appunto, disturbo della quiete pubblica. Non possiamo certo lasciare che tutti i pazzoidi che passano per la nostra città inizino ad andare in giro a urlare e a scatenare il panico fra i cittadini. Adesso lo accompagneremo in ospedale, dove mi auguro che il dottore riesca a farlo calmare in qualche modo. Beh, guardi, se vuole posso pensarci io. Ho un'amica che è molto brava con queste cose. Io ho un amico mago, ma non volo. Quindi, signorina, la prego di stare da parte. Oh! Grazie. Lui non è pazzo. Dove si trova l'ospedale? Venite con noi, così ve lo facciamo vedere. Vengo anch'io. Li segue là dietro. Io guardo con la coda dell'occhio l'elfling. Sicura, ragazzina? Sì. Ti accompagno, non preoccuparti. Fantastico.
e mi incammino insieme alle guardie. Io ho sentito tutto. Sì. Di base non me ne frega un cazzo, però non ho niente da fare. Stavo aspettando qualcosa e quindi perché no? Pare sensato. Io adoro il suo personaggio. Anch'io. E tutta l'allegra combricola, meno uno, si allontana. Si allontanano verso. Che cazzo sei? Io mentre mi incammino con le guardie mi giro e vedo che ci sono quattro persone e dico: chi cazzo sono queste? È un po' il pensiero che vi passa per la testa a tutti e anche alla guardia che stava parlando prima con gli altri. Tant'è che ad un certo punto si gira e fa: ma lo conoscete? No. No. È un problema. Se non mi create problemi, no. Non ve ne creeremo. Sa come si chiama? Non ne ho la più pallida idea. Non so neanche chi diavolo dovrebbe essere questo qua. Non è di questa città? Mai visto prima. Come... non penso di aver mai visto nessuno di voi. Io mi copro con la mano e cerco di non farmi riconoscere assolutamente. Ma tipo così o tipo... voglio apparire il meno sospetto possibile. Tipo mi metto dietro uno stecchino. Ti risvegli. Io? Oh, che cazzo era ora? Sei ancora parecchio frastornato. Hai quella stanchezza che si va a formare quando dormi troppo. Quando dormi troppo che ti alzi sei ancora più stanco di prima. Sei scombussolato e anche un po' disorientato. Anche solo il metterti seduto ti richiede uno sforzo abbastanza intenso. Apro gli occhi. Cosa vedo? Sei dentro ad una gabbia. Sì, sembrerebbe proprio una gabbia. Riesco ad alzarmi? Sì, è spaziosa. Ci stai e riesci a muoverti tranquillamente. Sono un paio di metri quadrati. Al di fuori della gabbia cosa vedo? Se vedo... Vedi poco perché è coperta da un telo. C'è giusto uno spiraglio dove il telo ovviamente non è stato chiuso bene. Ciò che ti ha svegliato ora che metabolizzi bene la cosa sono delle urla che provenivano da fuori. Urla di un umano che parla un linguaggio... lo capisci, lo comprendi, ma ci metti un attimo a focalizzarlo, dici... Ah, ovattato, sento tipo... Sì, perché inizialmente era ovattato, poi quando hai iniziato a parlare hai detto: che cosa? Ah, no, ok, sta parlando così, va bene. E lo capisci tranquillamente, però ci hai messo un attimino a rodare la cosa. Tocco le sbarre, cerco di capire se c'è una porticina, qualcosa, una serratura. Sì, vedi che c'è una porticina con una serratura. Fai conto che la gabbia non è a sbarre ma a quadrettoni. La porticina, cioè, effettivamente ha una serratura normale, con chiavistello, che tu ovviamente non vedi perché si può aprire. È dall'altra parte. Provo ad aprirla. La forza. È chiusa ed è una gabbia comunque resistente. Aiuto! Ah! Aiuto, aiutatemi! Continuo a urlare fino a che qualcosa non succede. E mentre voi state appropinquandovi assieme al trascinato, sentite delle altre urla provenire da verso la locanda. Che cos'è stato? Io tiro dritto. Più importante. No. Io sono un attimo interdetta invece. Sento una persona urlare, potrebbe aver bisogno d'aiuto. Vado dritto nell'ombra, visto che c'è un gruppo che comunque sta seguendo. Cerco di stare in disparte, senza farmi vedere. E proseguo, continuo. Io tra me e me commento: già ubriachi di mattina? E continuo ad andare dritto. Hai sentito quelle urla? Sì, l'ho sentito. Venivano dalla locanda. Potrebbe essere qualcuno che ha bisogno d'aiuto. Potrebbe essere un'altra persona in quelle condizioni. Senti, io vado verso la persona che ha appena urlato. Io guardo il gruppo che si allontana e al tempo stesso tiro un occhio anche dietro di me alla locanda. E facciamo una cosa. Se vuoi, tu ascolti un po' che cosa ha da dire questa persona qua e poi ci rivediamo alla locanda e mi racconti.
potrebbe essere una soluzione, però... Vengo con te. Ok, andiamo. Quindi andate? Quindi noi andiamo verso la persona che ha appena urlato. Okay. Pensando che potrebbe essere qualcun altro che... Indaco Elfi. Mentre cammino io mi accorgo che Tommy si è, diciamo, un po'... Allora, non in maniera ovvia, perché ad un certo punto vedi chiaramente due ragazze che si allontanano, e quando lui sparisce dal tuo raggio visivo puoi pensare che se ne sia andato pure lui. Però c'ho ancora lui che mi sta... Lui è, sì, è lì praticamente... Io appoggio una mano su un coltello e rimango iper sull'attenti. Tu sai perché. Rimanete quindi voi due direttamente dietro alle due guardie che stanno trascinando il tizio, che nel frattempo si è calmato e praticamente sta appeso morto sulle due braccia delle guardie, ma continua a borbottare come una litania. Tu riesci a distanziarti rimanendo indietro, sei fuori dalla portata di vista delle guardie e degli altri due che stanno puntando dritti verso l'obiettivo. Io vedo che lei mette una mano sul coltello? No, sì, tendenzialmente stai guardando avanti. Lei è di fianco, ma... Sì, è come se avessi messo la mano sulla cintura. Volevo chiedere, stanno andando in una direzione a me nota a livello di chiese del vicario? Ha fissato quelle chiese. Ma perché devi andare in chiesa? Non sei particolarmente ferrato nella geografia di questa città. Sapete che la città è composta da 5 quartieri, uno centrale e gli altri 4 collegati da delle strade. Voi siete sulla strada maestra, che è una strada che passa da parte a parte 3 quartieri. E eravate adesso nella parte ovest, dove c'era appunto la locanda e tutto il resto, e adesso state andando verso quella che è la piazza principale. Voi due, invece, seguite le urla, che proseguono in maniera abbastanza forte. Il tono di voce è strano, è una voce umanoide, di qualcuno dotato di raziocinio, però ogni tanto fa degli acuti che sembrano quasi dei versi da rapace. E vi sembra così, vi sembra una roba un po' strana, deve essere qualcuno con una voce particolarmente... bizzarra. Seguendo la voce, girate su uno dei lati della locanda e trovate questa grossa carrozza piena di casse, coperte tutte da teli. La voce dovrebbe arrivare da quelle parti. Qui è distante, quindi cioè si sono distanziati parecchio dal matto che urla. Questa... Matto sta andando... Beh, voi sì. Voi tre se ti si sente non sarà lontanissimo. Ok. Non mi pare sia lo stesso caso di prima. No, questa voce è strana. E quello che dice è abbastanza chiaro. Sì, ti peggioro anche la situazione per accelerare i soccorsi. Sta partorendo, mio Dio! È dalla testa! No! A un certo punto sentite queste esatte parole. Sta partorendo? No. Viene da lì dentro, forza, guardiamo. Sì, assolutamente sì. Chiunque sia ha bisogno decisamente di aiuto. Ci sono varie... casse, supponete, cioè la forma è quadrata e sono tutte coperte da dei teli, quindi vi paiono appunto casse, non sapete cosa ci sia sotto. Cosa puntate? Ce ne sono grandi, medie e piccole. Inizio a guardarle tutte, inizio a togliere i teli da tutte le casse, inizio a cercare... Di cercare, percezione, tanto per... Bene, capire da dove... Sì, vai. No, giusto, così individui... 8. Oddio, che dolore! Oddio! Allora... più... meno 1. Meno 1? Come meno 1? In percezione? Ma un punticino io gliel'avrei buttato, non so te. Aspetta. Cosa che usi di più, percezione? Secondo me a me va molto meglio. Ah, vai, mi prego. 5 più... Ti ricordi, 3, 4, 5, 6, 7. Quanto in totale? 12? Cioè l'orbo che segue il cieco praticamente. Allora, a te sembra che l'urlo venga da una gabbietta piccina e a te invece da una media, non la più grande, una via di mezzo. Guarda, è quella! Ma a me non frega niente, io tolgo tutti i teli che ci sono. Lei toglie tutto. No, ti dico che è quella lì, è quella piccola. Lei è già andata. Io ho già tolto tutto. Non... Considerando la tua intuizione, vai dritta su quella che ti sembrava la più... Ok.
togli la stuoia, il telo che c'è sopra. E la prima cosa che ti passa per la testa è: cosa cazzo sto guardando? Cosa cazzo sto guardando? Posso sapere che cosa sto guardando? Stai guardando è un piccolo umanoide, sembra un gnomo, ma è coperto da piume di gufo e ha degli occhioni gialli enormi. Credo che sia questo coso che stava urlando. E voi che cazzo siete? Aiutatemi, fatemi uscire! Senti, ma cosa sei? Poniamo fine alle sue sofferenze. No! Aiuto! Aiuto! Oh, comincia a sbattere su. Io mi allontano perché non ho mai visto quando, un coso del genere. Quando tutto vengono aperte di botto le tende che la stoffa che copriva, vieni per un secondo accecato dalla luce improvvisa. Spingete la luce! La luce! E tu cosa sei, buffo coso? Non lo so, fatemi uscire! Io non so neanche dove cazzo mi trovo! Aprite sta cosa, vi prego! Sto soffocando, sto soffocando! Non è che è pericoloso, magari ci attacca. Per me ha la rabbia, guardalo. E infatti sembra abbastanza. Ha cercato di toccarmi dalle sbarre. Cazzo, aprite la sbarra, fate qualcosa. Posso fare addestrare animali? Non sono un animale. Io prendo una pistola. Vediamo cosa succede. Faccio un tiro. Anche tu, fuori. Allora, 9 più 12, 13, 14, 15... 19. La Madonna. A un certo punto vedi questa omettina, questa piccina, che ti si mette davanti e inizia a scrutarti con sguardo da predatore. E tu per un secondo sei lì che... cioè, sei intimorito, ma al contempo dici: ma che cazzo sta facendo questa? Però hai un po' di... ma che cazzo stai a fare? Ma vuoi aprire sta cazzo di porta? Per favore! Aiutami! Mi sto a sentire male! Che cosa sei? Che cosa sei tu? Stai calmo! Ma ti pare normale che uno incontra un'altra persona e gli chiede che cosa Guarda, sei? Mi prendo io la responsabilità di questa cosa. Dal dialetto so di Torbella Monaca. Prova ad aprire la gabbia. Ah. Hai... qui la zampa. Ma sono mani! Guarda. Però un po' ti viene, cioè quando ti fai la zampa fai per alzare e poi ti metti lì ad armeggiare un attimino a controllare cosa sia. Ti accorgi che è una serratura normale, non troppo complessa e nulla. Ti servirebbero degli strumenti per riuscire ad aprire. Ma prima che tu riesca a fare qualcos'altro senti una voce da dietro. Oh cielo, cosa sta succedendo qui? Scusi, ma è sua questa creatura? Si avvicina quell'uomo distinto che vi dicevo prima. Adesso che è fuori dalla locanda lo vedete meglio. Ha un completo grigio chiaro addosso, molto molto elegante, molto pulito. Quello che stava leggendo col boxofono? Esatto. Capelli neri un po' canuti, tirati ben pettinati all'indietro, molto pulito. E un monocolino. Si avvicina e... sì, questo è il mio carro. Io sono un ricercatore, vado in giro a... ah, si è svegliato. Che animale è? Non ho mai visto una creatura del genere. Non sono un animale, non so che cosa sono, ma fatemi uscire, mi sto a sentire male. Un animale che parla? Sì, e tu invece sei... indichi? Apra, apra qua, forza, apra. Indichi, ululi. Oh cielo, questo è davvero inaspettato, affascinante. Ma sarei te affascinante, apri sto affare, per favore. Oh, grazie, troppo gentile. Prego, aspettate un attimo, vado a chiamare i miei assistenti. E corre dentro. 2 secondi dopo esce fuori con gli umani di qui sopra, che subito aprono la gabbia e ti porgono dei vestiti, perché sì. Che vestiti mi porgono? Delle brachette larghe, ovviamente, per te, perché sei... e una camicia larga. Fai effetto repettone degli anni 80 di Detroit. Bello. È visibilmente possibile. Prego. Vedere questo coso. Sì, ovviamente. Sfoderiamo sulla chat così lo vediamo tutti. Sì, esatto, bravo. Vai, spadra il gufo. Ho paura. Escici il gufo. Escici il gufo. Eccolo. Sì, oh, porca. Che schifo. Ma cosa schifo sei? Che è disturbantissimo. Orco 2.
Sei ributtante. Quello che sembra Maselli, in verità sono piume. Sì, l'avevo capito, ma sei ributtante. Però credo comunque. Credo che vestito potresti essere carino. Carino? Vestito, cioè togliti lo stile. Carino? Lo farò modificare col vestito, dai. Ma così. Le tette. Sei ributtante comunque. Sì, le tette. Ma le tette. Ma poi c'è quella... Pelose, tra l'altro. Cioè, piumate. Scusate, io prendo una birra perché... c'è però... quella pellicetta sulla pancia, scusate, che ti viene da grattare. Hai dei belli occhi. E quindi cosa sei tu? Che cazzo ne so, dimmelo te, io sei la prima persona che vedo, non penso... Io, aspetta, mi ricordo qualcosa, cioè... Cosa ti ricordi la scimmietta? Ti ricordi che sei passato attraverso qualcosa? C'è stata una fuga, ma poi il resto è vuoto, totale. Un fuga di gas. Aspetta un momento. Aspetta. La scimmia. Dove cazzo sta? C'era una scimmia con me. Sì, ce n'erano tre in realtà. Sì. No. Dove stanno? Sono sempre sul carro. Portami lì. Beh, te do tutte le risposte che vuoi. Portami lì. Fammi vedere. Ti fanno vedere altre tre gabbie. Una piccina in cui c'è una scimmiettina piccina. Una e le altre due invece un po' più grandi, tipo la tua, in cui ci sono due scimpanzé. Dove li hai trovati? Dove li hai trovati? Perché io ero lì? Chi sei tu? Tu chi sei? Il mio nome è Sir Lucius e sono un ricercatore. Mi trovavo alla Conca Verde a condurre delle indagini su dei particolari tipi di funghi che stanno crescendo ultimamente in quella regione. Quando, mentre vagavo in mezzo alle paludi tipiche di quella regione, mi sono imbattuto in te e i tuoi amici. Intanto gli sto accarezzando le piume sulla testa perché sono molto morbide e carine. C'è coraggio, eh? Secondo me qui stiamo perdendo tempo. Io me ne tornerei verso l'ospedale. Ospedale? Chi è se è fatto male? Nessuno. Però tu mi sembri assolutamente in grado di cavartela da solo e noi abbiamo da fare. Però in effetti credo che... Han, potremmo andare anche noi all'ospedale. Han, la gita all'ospedale? Sei tu, è il tuo nome. Sì, in effetti ha bisogno dell'ospedale. Sì, penso, cioè, prima pensavo fosse un animale, quindi pensavo di poterlo, come dire, curare con le mie qualità veterinarie, ma essendo lui dotato di raziocinio, beh, qua ci vuole un medico vero e proprio. Molto bene, se vuole lo possiamo scortare noi, stiamo andando giusto là. Sì, vi accompagnerò anch'io con i miei baldi uomini. Forza ragazzi, aiutate il nostro giovanotto. Fai uscire la scimmia, perché ma tu ingabbi tutte le persone e gli esseri che trovi davanti a te. Ma scusa, ma non ha senso questa cosa. Apri la gabbia, adesso. Va bene, apro quale delle tre? Era quella, la riconosco quantomeno, quella che... Sì, con cui era... quella piccina sì. E vai, salva. E questa scimmiettina, piccina, abbastanza... ha una specie di straccio addosso che usa come giglierino. Che tipo di parentela avete tu e la scimmia? Le domande dopo, io non te so di niente, è questo che mi ha trovato, mi dovrebbe raccontare lui, io non sapevo manco come mi chiamavo. Io non sapevo manco che tu sapessi parlare. Fanculo, andiamo in ospedale. Oh cielo. Sì, credo che dovremmo muoverci o perderemo gli altri. Sì, decisamente. Dai, poi c'è stata anche altra gente, chi è sta gente? Vedrai. L'uomo vestito di grigio ti si mette di fianco e ti allunga la manina. Va bene, andiamo. Ehi, cattivo! E gli do una piccola pacchetta. Ti senti un po'... intimorito? Dai. Sì, tipo... Non si fa così. Andiamo.